Il Brindisi impacchetta un pareggio contro il Locorotondo, valido per il passaggio alle semifinali di Coppa Italia. La cronaca, al 20° del primo tempo, Brindisi in vantaggio con Trisolino. Dopo soli 7 minuti arriva il raddoppio dei locali con Macaulo, che trasforma. Nella ripresa il ritmo cambia, al 6° minuto Pelentir in sacca, 2-1. All'8° pareggio del Locorotondo con Solidoro, ma al 16° è ancora il Brindisi a riportarsi in avanti, questa volta con Macaulo. Al 19° arriva anche la rete di Romano, al 22° gli ospiti accorciano le distanze con la catena, mentre al 33° pervengono al pareggio con un gol siglato da Di Giuseppe. Siamo qui con Davide Leone del Futsal Brindisi. Allora, presidente, una partita sicuramente al cardiopalma, ma alla fine ce l'avete fatta. Beh sì, sapevamo di affrontare una grande squadra come il Locorotondo. Già all'andata abbiamo avuto delle difficoltà, anche se siamo riusciti a vincere fuori casa, sul loro campo, però comunque sapevamo che oggi sarebbe stata una partita difficile, anche perché avevamo due squalificati, Pinto e Conte, quindi eravamo un po' in deficit di personale, di giocatori che potessero essere all'altezza, diciamo, del Locorotondo. Quindi abbiamo dovuto stringere i denti fino alla fine e ce l'abbiamo fatta. Un ostico quattro pari, secondo lei qual è stato il migliore in campo? Ma dire un migliore in campo oggi è difficile, perché comunque tutti hanno dato il loro, anzi più del loro, e solo così potevamo riuscire a portare a casa comunque la qualificazione. È stato un pareggio, c'è stato oggi, però abbiamo giocato una bella partita contro una grande squadra, ripeto, con una formazione non al completo, quindi comunque abbiamo dimostrato che non siamo quelli di sabato in campionato, di quel risultato eclatante che abbiamo subito. Infatti, presidente, è stata una rivincita dopo la sconfitta, dopo la pesante sconfitta di sabato. Sì, dovevamo dimostrare comunque che sì, prima a noi stessi e poi comunque a chi ci segue, che non siamo quelli che hanno giocato sabato. Sabato è stata una partita negativa dall'inizio alla fine e non lo so, forse i ragazzi non erano concentrati o forse già pensavano alla partita di oggi, però oggi c'è stata la giusta risposta. Un'ultima domanda, presidente, come vuole commentare le espulsioni inflitte alla vostra squadra? Ma espulsioni al mister, guarda, io conosco il mister, so che comunque anche lui giustamente si fa prendere dalla partita, dall'ansia, e proprio come hai detto tu prima, da questa partita al cardioparma, quindi magari non si è saputo controllare nella sua area tecnica vicino, diciamo, le panchine, di conseguenza, diciamo, alla fine l'arbitro è stato un po' troppo severo, perché comunque non era stato mai richiamato durante la partita, però va bene lo stesso, dai. Ringraziamo il presidente.